Ottava giornata, campionato Serie B, gironi scendono in campo, Fortitudo Futsal Pomezia e Forte Colleferro. Il colpo di testa di Viglietta a servire Zullo che scarica per Maina Maina di prima intenzione, la portata e il vantaggio della Fortitudo Pomezia. Calcio d'angolo, Zullo a cucchiaio, Maina al volo, spettacolare 2-0 della Fortitudo Pomezia, ancora Lucas Maina. Potric che scarica per Maina, ancora Maina per Potric, Potric riesce ad andarsene sulla fascia, l'appoggio per Lorenzoni, Lorenzoni, Zullo, Potric e la palla finisce in rete, un'azione spettacolare della Fortitudo Pomezia, 3-0 per la squadra di Esposito. Colepardo porta palla, ora l'appoggio a Stefano Forte, Stefano Forte avanza il sinistro che si va a insaccare sotto l'incrocio dei pali e il gol della Forte Colleferro, 3-1. L'appoggio per Colepardo che scarica adesso a Stefano Forte,
centrale, ma c'è l'anticipo di Potrić, arriva Zullo, la puntata vincente, poker della Fortuna Pomezia, 4-1. Sarà questa l'ultima azione del match, Pascal, l'angolo per Zullo che tiene palla e fa scorrere i secondi, Zullo, e arriva il fischio della sirena, la Fortitudo Pomezia batte 4-1 la Forte Colleferro e sale a solamente 3 punti dalla vetta. Siamo qui dopo una bella vittoria 4-1, mister, una partita combattuta dall'inizio alla fine. Sì, buonasera a tutti, purtroppo è sempre difficile avere la meglio di quasi tutti gli avversari qua di questo campionato, un campionato difficilissimo, anche oggi il Forte Colleferro ci ha dato il suo filo da torce, però sono contento della squadra, sono contento della prestazione, dell'atteggiamento, di come cerchiamo il risultato, insomma oggi sono veramente contento e faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo portato a casa un risultato importante. So che si è accorciata ancora oggi la classifica, quindi siamo contentissimi, siamo lassù dove volevamo essere, ci siamo e pensiamo alle prossime due partite per passare una, abbiamo detto, una pausa natalizia veramente in alta classifica. A metà del secondo tempo è successo un episodio un po' particolare, un loro gol è stato annullato, ci può raccontare l'episodio? Sì, praticamente noi abbiamo fatto il quinto fallo, quindi l'arbitro stava segnando il quinto fallo e da regolamento credo che sia così, quando c'è il quinto fallo e lo segnalano poi devono riprendere il gioco loro e i ragazzi del Colleferro hanno battuto rapidi, hanno fatto gol dicendo che la settimana scorsa loro non hanno annullato il gol ai loro avversari. Noi però pensiamo che il regolamento sia questo, insomma lo credo anch'io, lo pensavo anch'io, credo che sia così, quindi credo che sia giusto l'annullamento. Colgo l'occasione per ringraziare la società, insomma, per la squadra che mi ha messo a disposizione, il patron Bizzaglia, i direttori e spero soltanto una cosa, insomma, che nel giorno di ritorno non abbiamo più le tante assenze per vari motivi che abbiamo avuto nel giorno d'andata. Spero soltanto nel giorno di ritorno di avere tutta l'intera rosa a disposizione che mi hanno messo Alessio Bizzaglia e i direttori per poterli sempre schierare e avere problemi di scelta, non problemi di assenze.